buona giornata. Iniziamo un nuovo giorno insieme. Beh, noi lo facciamo sempre tra le 7 e le 8, dal lunedì al venerdì su Radio CRT. Oggi sono molto contento. Io sono sempre contento quando ci sono gli ospiti, però lo sono di più quando decidono di fare il sacrificio e di venirci a trovare direttamente in studio, nel nostro studio centrale. Abbiamo un'amica, Annalisa Di Cello. Annalisa, buongiorno. Buongiorno a tutti. Per te non è stata una levataccia, perché dato il lavoro che fai. Allora, Annalisa è un medico, un fior di medico, è dirigente di ginecologia e ostetricia presso l'ospedale civile di Lamezia. Ma Annalisa è uno di quei cervelloni medici, uno di quei bei talenti calabresi che non ha mai lasciato la propria regione, no? Si parla sempre di queste grandi professionalità che sono fuori dalla Calabria, che affollano, io direi, di talento e di professionalità tanti nosocomi, tante strutture sanitarie anche all'estero. Beh, ce ne sono però diverse, ragazzi, che si sono formate, specializzate e quant'altro in Calabria e lavorano in Calabria. Annalisa, sì, tu sei tra questi. Sono nata, cresciuta, ho studiato, mi sono laureata, specializzata e ho acquisito il mio dottorato di ricerca direttamente a casa mia. E questa è una cosa bella, una cosa che lascia ben sperare, e ci auguriamo che possa essere contagiosa anche per le nuove generazioni, soprattutto in ambito medico, perché la sanità purtroppo calabrese ha bisogno di nuove risorse, di nuovi inserimenti. Beh, i problemi li conoscete e li intuite bene. Annalisa Di Cello starà con noi qui per la prossima ora, insieme a voi, insieme ad Ugo Floro, in diretta su Radio CRT. E abbiamo iniziato da poco, ma siamo già belli carichi, anche perché l'ospite di questa mattina è poderosa, è una signora dottoressa, un signor medico, Annalisa. Annalisa Di Cello, dirigente medico ginecologa presso l'ospedale civile di Lamezia, ma con tanta esperienza maturata in Calabria, poi si è anche, diciamo, testata, forgiata in strutture a livello internazionale. Ma la scelta che ha fatto Annalisa è quella di restare in una regione che a livello sanitario purtroppo non se la passa bene. Dicevo prima che mi augurerei che l'esempio di questa professionalità lo seguissero anche i medici che si stanno laureando e specializzando. E quanto è faticoso, Annalisa, bloccare un tuo collega, specie se sia di valore, dalla tentazione di andare fuori? No, è difficilissimo. Io tu stessa... ci lavori nel tuo piccolo? Io ci lavoro, ci ho lavorato, diciamo, tantissimo in campo universitario, che poi è la cosa, diciamo, che mi ha spinto a restare qui quanto più possibile, no? La voglia di trasmettere ai più giovani l'entusiasmo appunto per il lavoro, per il nostro lavoro, che poi non è mai solo lavoro ma è passione, ma anche la trasmettere loro la possibilità appunto che fare qualcosa di buono e di bello anche nella nostra regione, che forse è la regione in assoluto più difficile secondo me dove vivere da un punto di vista sanitario. È tuttavia possibile se ci impegniamo, ancor più chiaramente se, come dici tu, piuttosto che restare dei cervelli isolati, facciamo gruppo. Annalisa, noi abbiamo un bisogno disperato di medici, ne ha bisogno la Calabria, le cui condizioni quasi comatose in alcuni ambiti sanitari le conosciamo bene tutti, ne ha bisogno un po' il meridione. Tu credi che questi sbarramenti assurdi, questo far dipendere da un solo test l'accesso alle facoltà universitarie mediche sia ancora giusto, abbia ancora un senso? O magari si potrebbe svoltare verso il modello alla francese, quindi questo biennio entro il quale chi voglia proseguire la formazione in medicina deve fare un tot di esame, altrimenti non va avanti. Come la vedi questa cosa, no? Ma guarda, io forse sarò un po' controcorrente, nel senso che un po' tutti, diciamo, questo test a numero chiuso è... non è giusto, non è corretto. La stessa cosa per l'accesso poi alle scuole di specializzazioni, no? Quindi limitare anche il numero poi ovviamente di medici specialisti che arrivano a fine del percorso, però ti devo dire che nel mio piccolo ho vissuto, diciamo, l'esperienza, no, del test di ingresso, che tutti mi proponevano come qualcosa di impossibile proprio perché io non sono figlia di medici. L'unica cosa che mi è sempre stata trasmessa è che se studi, se ti impegni, puoi arrivare anche
anche da solo, no? Senza le famose raccomandazioni. Certo. Io penso che, come ho fatto io a mio tempo, in realtà possono fare un po' tutti i ragazzi, ancora di più oggi, che forse hanno anche più possibilità di più facilmente, no? Di accedere alle informazioni. Pensa al mondo di internet, che già io ho visto, no? In piena evoluzione, chiaramente. Però il problema dell'allargamento anche dei numeri c'è, perché dopo una pandemia. Sì, però posso farti un altro esempio, sì, molto più sciocco. Penso che quello sia un problema da risolvere. Però tu dicevi prima, io vengo da Catanzaro, ora lavoro in ospedale a Lamezia, dove noi siamo esattamente 7 dirigenti medici a coprire interamente, voglio dire, certo, turni in reparto, ambulatorio, insomma tutti i servizi di sala operatoria. Quindi il problema forse poi si pone anche dopo nella nostra regione, perché che tu fai laureare e fai specializzare medici che poi però dovranno andare via da qui, perché di fatti non fai concorsi, non assumi. Penso che il problema sia molto più grosso del test di accesso. Una riforma ci vuole, medicina, perché effettivamente noi abbiamo bisogno della materia umana, della materia professionale di medici e paramedici, perché altrimenti, cara Annalisa, come mi insegni, sì, è importante aprire le, certo, strutture, ma poi dobbiamo anche riempirle di contenuti. Io faccio arrivare 1000 studenti invece che 100 con la laurea in medicina, però poi non riesco a farli lavorare e a trattenerli in regione, insomma non è il massimo. Annalisa Di Cello con noi questa mattina in diretta dallo studio centrale di Radio CRT in Floro in tanti minuti. Rimanete qui, eh? All'inizio, lo ripetiamo per quelli che si sono sintonizzati con noi in diretta Radio CRT soltanto in questo momento, c'è Annalisa Di Cello, che è una dirigente medico, è un fior di ginecologa e con una specializzazione abbastanza importante, perché, cara Annalisa, tu tratti di ginecologia oncologica e sappiamo che tipo di valore ha, purtroppo, sì, in questo momento, in questo periodo, e non solo. Sì, sì, a un certo punto del mio percorso mi sono innamorata di questa, diciamo, sottospecialità della mia branca, che mi ha insegnato tanto e mi ha fatto entrare, diciamo, in empatia con quella che è la popolazione probabilmente sfortunata di donne, no? Perché... Annalisa, ma tu durante, diciamo, le fasi più cruente del Covid sei tra coloro che hanno dovuto concentrarsi sull'emergenza e sottraendo purtroppo, diciamo, tempo alla tua specialità, e questo ha portato anche molte persone a non poter fare la diagnosi, oppure sei riuscita lo stesso ad andare avanti? Diciamo che noi ginecologi abbiamo vissuto e viviamo l'emergenza quotidianamente, perché siamo, diciamo, in contatto con un pronto soccorso che è prevalentemente quello ostetrico e ginecologico, dove quotidianamente ancora oggi arrivano donne, diciamo, positive al Covid, che quindi in qualche modo, anche non essendo centro di riferimento per il Covid, devi gestire in qualche modo. Un sacco di donne hanno partorito col Covid, sì, nel nostro ospedale. Quindi, per quanto riguarda invece, diciamo, la parte oncologica, quindi più che altro la prevenzione, è chiaro, è così, tante donne, diciamo, hanno anche il tuo reparto ha sofferto molto, insomma. Sì, no? Assolutamente sì, perché poi eravate tutti concentrati sull'emergenza Covid, sì, questo... quindi tante altre cose sono state messe da parte, la chiusura degli ambulatori piuttosto che il servizio di isteroscopia, che comunque è fondamentale per porre diagnosi, diciamo, di alcuni tipi di patologie oncologiche, quindi sicuramente ne ha risentito, diciamo, la campagna di prevenzione e di diagnosi precoce, tanto che oggi sicuramente ci sono tanti casi diagnosticati in meno in fase iniziale e tanti in più invece in fase avanzata, proprio perché c'è stato un ritardo nella diagnosi, un po' per colpa, diciamo, tra virgolette, della sicuramente dei centri di prevenzione, che appunto soffrendo la pandemia hanno ridotto, diciamo, le chiamate, chiaramente immaginiamo i pap test che sicuramente si sono fatti di meno, sì. Sicuramente, però è anche vero che tante donne chiamate non si sono proprio presentate per paura di accedere in una struttura ospedaliera, infetta, diciamo, che potenzialmente era, certo, un rischio in più di contrarre il Covid. Tra poco parleremo di prevenzione a livello oncologico con la dottoressa Annalisa Di Cello, nostra ospite qui su Radio CRT. Radio CRT, buon mattino a quelli che si sono sintonizzati con noi per la prima volta. Questo è Floro in tanti minuti, la nostra striscia quotidiana che apre la programmazione anche parlata di Radio CRT tra le 7 e le 8 ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Io sono Ugo Floro, con me la dottoressa Annalisa Di Cello, ginecologa,
specializzata in ginecologia oncologica. Con lei abbiamo iniziato un discorso già da diverso tempo, tra un gran bel pezzo e l'altro. Annalisa, la prevenzione nel tuo campo è un fattore di grandissima rilevanza, insomma, no? Sì, anche sì, perché tu hai a che fare con delle forme tumorali piuttosto ricorrenti, dove il prevenire davvero gioca tantissimo. Sì, assolutamente sì. Diciamo che se penso a quelli che sono i due più brutti, diciamo, tumori oncologici, sicuramente penso al cancro della cervice, per il quale per fortuna ad oggi abbiamo, diciamo, una strategia ormai convalidata, portata avanti un po' da tutti i centri di screening, quindi il PAP test ogni 3 anni, oggi per fortuna questo test che già identifica invece il virus responsabile dei tumori del collo dell'utero, che è l'HPV test, che viene offerto alle donne a partire dai 25 anni fino ai 65 anni, ogni 3 anni il PAP test, ogni 5 anni l'HPV test. E questa, diciamo, è stata una strategia di prevenzione che ci ha portato ad abbattere il tasso, diciamo, di mortalità un po' in tutto il mondo, fatta eccezione purtroppo appunto per i paesi ancora in via di sviluppo, ci hanno portato appunto ad abbattere il tasso di mortalità, che per noi sicuramente è il dato più importante, quindi tante più diagnosi precoci, tante meno morte per cancro. Certo. E poi invece ci sono anche strategie un po' più nuove che invece, diciamo, cerchiamo sempre di far conoscere alle donne, un po' in ospedale, un po' diciamo nei nostri studi ovviamente privati, che è quella invece, diciamo, nuova strategia di prevenzione del tumore ovarico, che è il tumore per eccellenza più mortale per la donna. Perché? Perché di fatti non esiste una strategia di diagnosi precoce, quindi purtroppo viene sempre diagnosticato già in stadio avanzato, un terzo, quarto stadio di malattia, che vuol dire che probabilmente almeno un 70% nell'arco di 5 anni, anche se le tratti nel migliore dei modi, recidiva. Annalisa, sono fronti oncologici su cui rispetto ad altri è stata fatta ancora poca strada, o si può poca dire questo? Ricerca, intendi? Poca ricerca, ma in realtà no, nel senso che sia c'è qualche progresso comunque. Sì, assolutamente sì. Meno e male. Anzi, considera che la strategia di prevenzione che ti stavo per raccontare è legata proprio ad un' importantissima ricerca, diciamo, condotta ormai un po' in tutto il mondo, che appunto ci ha spiegato come i tumori dell'ovaio non derivano paradossalmente dall'ovaio, ma arrivano dalle tube di Falloppio, che sostanzialmente sono due condotti che appunto partono, diciamo, dall'utero, vanno verso le tube, che hanno come unica funzione quella riproduttiva, cioè sono la sede in cui lo spermatozoo incontra sostanzialmente l'ovocita nel momento della fecondazione umana. Difatti, quindi, in assenza di questa necessità di riprodursi, la tuba non serve a nulla. E appunto importanti ricerche hanno evidenziato come più del 90% dei tumori dell'ovaio, sì, che sono poi quelli più letali, nascono dalla porzione distale, quindi più terminale, delle tube di Falloppio. Quindi capisci bene che se una donna non ha nessuna necessità riproduttiva di mantenere le proprie tube, chiaramente levandole le garantiamo al 90% di non sviluppare di fatti un tumore ovarico nella propria vita. Questo è il motivo per cui esiste questa strategia appunto di prevenzione, che consiste nella salpingectomia profilattica, quindi togliere preventivamente le tube di Falloppio quando una donna ha completato il proprio desiderio riproduttivo, al fine appunto di evitare che nella propria vita sviluppi il tumore dell'ovaio. Queste sono le informazioni preziose della dottoressa Annalisa Di Cello, ospite a Radio CRT in questo mattino. Di Annalisa Di Cello, ginecologa, dirigente medico, si sta molto applicando su quella che è la prevenzione oncologica. E c'è grande sensibilità tra le donne, oppure occorre lavorare moltissimo su questa benedetta prevenzione, cara Annalisa? Allora, da un lato abbiamo delle donne spaventatissime, quindi qualsiasi sia il disturbo, anche quello, diciamo, più innocuo, in realtà arrivano spaventate proprio per la patologia oncologica. Dall'altra parte però ti dico che bisogna lavorare tanto appunto per far capire che alcune strategie che sembrano tanto pericolose, come quella che ti citavo prima, no? Di togliere semplicemente, certo, la laparoscopia, le tube, che di fatti non servono a nulla, non sempre viene recepito positivamente dalla donna. Quindi in questo, diciamo, c'è bisogno che noi ginecologi, ma anche probabilmente supportati dall'intero, diciamo, gruppo dei medici di famiglia, sicuramente facciano conoscere quantomeno, no, la possibilità di accedere ad una possibilità tanto importante.
e sperando sempre che la ricerca vada, certo, vada avanti, perché ce n'è bisogno. Queste forme tumorali hanno continuamente, insomma, l'esigenza di essere monitorate e che la ricerca possa in un certo senso dare frutti, ma i frutti dipendono dai contributi, dalle, certo, istituzioni, dai finanziamenti, e noi li aspettiamo sempre, perché si parla sempre di irrobustirlo, no? Il, certo, settore della ricerca, però poi alla fine non è mai abbastanza. Anche perché vincere, diciamo, dei fondi della ricerca è veramente difficile. Adesso tra l'altro bisognerà nutrire, come si dice, ingrossare il fronte economico delle armi, quindi figuriamoci, certo, che fine farà la ricerca, ma questa è una mia considerazione, non voglio nemmeno che la sposiate più di tanto, però io la faccio lo stesso. C'è Annalisa Di Cello insieme a voi, insieme a noi, a Radio CRT. La nostra radio, Radio CRT, siamo in diretta in questo mattino, in Floro in tanti minuti, questa striscia che apre il mattino parlato della nostra radio, volge al termine, tra poco dopo di me Gigi Grandinetti, però io sono ancora insieme alla dottoressa Annalisa Di Cello, che ci ha dato dei consigli preziosi, delle vere e proprie informazioni di servizio sui vari tumori che interessano la branca di cui lei si occupa, che è quella ginecologica. Annalisa, ma era la tua prima volta in radio? Sì, la primissima. Non sembrava, sembri una dei nostri, tra l'altro. Dai, ecco, il fonico lo mi conferma, ecco. Quindi devi ritornare. Tornerò spesso, volentieri. Anche perché è giusto avere sempre i tuoi consigli. Cercate Annalisa Di Cello su Facebook, perché ha una pagina abbastanza piena di riferimenti, e poi quando puoi tu rispondi sempre, no? Sì, assolutamente. Quante, sì, sono le donne che ti chiedono consigli, suggerimenti? Tante, tantissime, soprattutto sui social, ma anche, diciamo, ovviamente su WhatsApp, che è l'altra, diciamo, grossa modo per raggiungermi. A volte in realtà faccio mea culpa, è difficile rispondere a tutti, poi per fortuna c'è un apparato, no, di persone che ti aiutano, quindi io dico sempre alle pazienti: se non vi rispondo dopo il primo messaggio, fate passare un po' di tempo, mandatemi lo stesso messaggio, che io non mi arrabbio, anzi è il modo probabilmente per leggerlo e rispondervi. Una dottoressa per amica, anche su social, Annalisa Di Cello, torna davvero a trovarci. Sì, volentieri, grazie. Un abbraccio a te, un abbraccio ai nostri ascoltatori che ci hanno seguiti finora, con me e con i nostri Gibotti e Adriano Mollo in console. L'appuntamento è domani, sempre tra le 7 e le 8 su Radio CRT. Ciao!